Buongiorno, siamo nel parco comunale, nella macchia comunale di Bracciano. Quella che vedete alle nostre spalle è la discarica comprensoriale che serve 25 comuni dell'area e che per anni, da decenni, costituisce un bacino di raccolta, diciamo, tradizionale, definiamola così, dei rifiuti. Siamo con la dottoressa Elena Felluca, archeologa che collabora con la nostra associazione Cittadini contro le mafie e la corruzione, e da alcuni mesi abbiamo inteso con il locale circolo di Bracciano, appunto del lago di Bracciano, segnalare, pubblicizzare e soprattutto sensibilizzare l'opinione pubblica dell'area, ma soprattutto nazionale, sull'interesse che questo territorio riveste dal punto di vista artistico, ambientale, ma soprattutto archeologico. Nelle slide che vedrete successivamente con la dottoressa Felluca abbiamo esplorato la zona, ci sono varie tombe etrusche, la presenza palese di varie tombe etrusche, alcune addirittura anche ben conservate, che rappresentano probabilmente un insediamento, un ipogeo di altre decine e decine di tombe etrusche, da qui alle centinaia di metri da cui dista la discarica. Abbiamo rinvenuto con degli esperti della zona che ci hanno aiutato degli insediamenti romani, probabilmente delle ville romane, ma soprattutto a poche decine di metri da qui c'è la presenza di un insediamento medievale che si evince da un muro di cinta fortificato che probabilmente è l'esempio pratico di come attraverso la stratificazione il luogo dove ci troviamo, questa vasta area compresa tra Bracciano e Cerveteri, a pochi centinaia di metri c'è la strada provinciale cerveterana, e appunto luogo di congiunzione, il luogo era un luogo di insediamento umano perlomeno sin dai tempi degli Etruschi e anche abbastanza fiorente. La dottoressa Felluca, che ha studiato il luogo e che ha fatto appunto delle relazioni per la nostra associazione, è ben consapevole di questo. Sì, abbiamo fatto chiaramente delle indagini di superficie, delle passeggiate, cercando di segnalare, fotografare diciamo resti antichi. Abbiamo delle tombe etrusche purtroppo distrutte sia dall'attività naturale, sono tombe scavate nella roccia tufacea, quindi fragile. Crollando questa roccia ha distrutto, ma sin da tempi antichi, tutti i reperti archeologici che erano all'interno. Ma poi troviamo, passeggiando in superficie, i resti di epoca romana, che siano ville o terme non lo sappiamo, ma sono edifici di epoca romana. E poi c'è questo muro che ha tutte le caratteristiche di una fortezza medievale, con delle strette feritoie. Quindi quest'area, definita proprio dalla sovrintendenza un'area di notevole interesse storico ed archeologico, andrebbe preservata. Vale a dire, andrebbe evitato tutto quello che potrebbe nuocere per sempre a queste vestigia del passato, che dovrebbero essere in qualche modo censite, rilevate. Io, dottoressa, una domanda. Noi siamo venuti in possesso di un documento, di una copia indirizzata della sovrintendenza alla tutela dei beni archeologici dell'Etruria medievale. Questa copia, datata dell'anno 1999, indirizzata anche all'ufficio tecnico del comune di Bracciano, in cui appunto si indicava la presenza di una villa romana proprio adiacente alla discarica, nella zona del complesso industriale, e da questa nota si poteva desumere che c'era un invito a soprassedere ai lavori, a fermare i lavori. Se lei l'ha letta, eccetera, secondo lei i lavori sono stati fermati dal 99 in poi? Sembra un po' cresciuta rispetto all'epoca questa discarica, si è ampliata in altezza ma anche in larghezza, e di conseguenza magari è stato evitato quello spazio di terreno dove c'era la villa romana, ma non è detto che magari sotto non ci sia altro. Adesso, grazie dottoressa, adesso noi andremo lungo la via Cerveterana per vedere qual è l'idea, un po' non polemica, ma sicuramente, diciamo, pone degli interrogativi, vedere qual è l'idea di conservazione dei beni archeologici che interessa l'area, ma non con spirito costruttivo, per far sì che chi
deve intervenire ad ogni livello intervenga. Ci portiamo appunto con la dottoressa Pelluca lungo la via Cerveterano. Questi luoghi potrebbero essere in futuro aperti al pubblico? Perché no, dipende dallo stato di conservazione. In sottoterra magari ci sono i resti murari e gli interessi. Quindi anche se i tombaroli dovessero aver tolto tutto quello che c'era all'interno, diciamo, delle case o delle ville, la sovrintendenza potrebbe avere interesse a intervenire? Ipoteticamente sì, anche per vedere quello che c'è sotto queste ville, un scavo stratigrafico, l'occupazione precedente. Grazie. Azienda agricola, Cupinoro, e siamo sempre con l'associazione Cittadini contro le Mafie e la Corruzione. Sì, ci troviamo qui in una località adiacente alla discarica che è ben visibile lungo la via Cerveterana, che è dietro le spalle dell'operatore, la via Cerveterana che appunto congiunge Cerveteri a Bracciano e che prosegue fin giù verso il mare. Quello che ho in mano è probabilmente il resto di una tegola, di impasto probabilmente romano, poi ce lo dirà meglio l'archeologa Elena Pelluca. Questa zona c'è stata segnalata, è stata segnalata, diciamo, da dei cittadini di Bracciano, definiamoli esperti ricercatori di reperti archeologici. Probabilmente l'area è stata, come vedete, lavorata, è stata spianata dalle macchine del movimento terra e sono emerse questi reperti, chiaramente impasti, pietre. E ad Elena Pelluca di che cosa si può trattare? Beh, potrebbe trattarsi, perlomeno non da come c'è stato riferito, ma come poi magari ci viene il sospetto, un edificio di epoca romana, perché no? Pietre, chiaramente per la muratura, e tegole o frammenti di ceramica per dei vasi anche di grosse dimensioni, da come vediamo, o coperture. L'impasto appunto è piuttosto grossolano, possono essere, certo non abbiamo la certezza, vai a capire cosa c'è sotto. Qui chiaramente questi reperti emergono proprio sulla superficie, sono tanti, tutti sparsi in questa zona circoscritta tra l'altro, e muscolati anche con immondizie varie. Basta ricordare che ad alcune centinaia di metri, potremmo dire nemmeno chilometri, c'è Ceri. Certo. È la zona di collegamento sicuramente dell'area verso Roma, era una delle vie di traffici commerciali e di traffici, diciamo, per il movimento delle varie popolazioni. La discarica, qui siamo lato strada Cerveterana, dove eravamo per il vecchio invaso etrusco, siamo proprio lì dietro la discarica, cioè quell'area verde che si vede è l'area dove appunto sono ubicate le tombe etrusche che abbiamo fotografato e filmato. Ecco, in questo contesto potremmo dire che probabilmente le ville romane vengono triturate, cioè questo potrebbe essere uno degli esempi del perché, dello scopo di questo video, cioè segnalare la presenza di questo patrimonio immenso. Ecco, invito l'operatore a vedere questo tipo di manufatto fatto a mano, cioè di tegola, di copertura, di pezzo di vaso. Ecco, oggi è difficile. Quello che è certo è che dalla consistenza, dall'impasto si potrebbe parlare di una villa romana oppure di un edificio antico, e che è stato segnalato appunto da questi cittadini la presenza, diciamo, di manufatti e di insediamenti umani anche all'interno di quella piccola montagna in turco. Lì dietro lo stesso c'è stata segnalata la presenza di resti probabilmente romani. Ecco, in questo contesto noi chiediamo che la sovrintendenza, che si è proposto allo studio del territorio, ma soprattutto alla conservazione, faccia pieno il proprio dovere. Non è così, dottoressa? Certo, anche perché siamo circondati qui da rovine di epoca romana, ma non soltanto in quella direzione, cioè dietro la discarica, ma anche in quest'altra.
sempre di proprietà dell'università agraria, quindi proprietà della comunità di Bracciano, di noi braccianesi. Lì c'è una, e ci sono proprio dei resti murari, un'opera reticolata, c'è una villa romana tagliata in questo caso però da fenomeni naturali, da questo fossato che praticamente ha attraversato, attraversa questa villa romana, ma chiaramente a seguito del suo abbandono, quindi della sua costruzione e della sua vita. Qui siamo circondati sia a sud, a ovest, nord, a est, tutti i punti cardinali di rovine romane e i punti precedenti. Approfittiamo della presenza del presidente per chiedere se la presenza della discarica possa in qualche modo influenzare quello che mangiano le pecore che vengono a pascolare in questi campi. Guardi, questo lo diranno meglio i tecnici dell'ARPA, cioè, certo che non credo che abbiano, possano avere o potranno avere, come si dice, il marchio del biologico, almeno me lo auguro, cioè, nel senso che, per quelle che sono le mie conoscenze. Certo, il territorio, una discarica, comunque una discarica, diciamo, è un'industria insalubre e pericolosa, comunque definita, credo, per definizione. Ma quello che lascia perplessi è il fatto che l'impianto sia stato realizzato in un luogo dove ci sono queste cose, dove l'opera umana, l'opera degli uomini nel corso dei millenni passati è riuscita, diciamo, a trovare una sinergia, no? Con la natura, con l'ambiente, definire una discarica, tra l'altro di vecchia concezione, almeno così come avviene nel resto d'Europa, definire una discarica, un elemento da inserire in un'area definita archeologica dalla sovrintendenza, credo che sia, che lasci qualche perplessità. Quello ovviamente, naturalmente, come dicevo prima, l'area andrebbe preservata, andrebbe studiata, conosciuta, dopodiché pensare se realizzare una cosa simile, una montagna che supera di livello la campagna circostante. Ecco, tutto questo io aggiungo come responsabile di questa associazione, è che fondamentalmente il nostro paese fa un grande sforzo per combattere le mafie, per combattere, ma se non si poi applicano i principi della buona politica, anche delle giuste indicazioni, adesso risalire a chi ha deciso di fare l'impianto lì e oramai è la storia, no? È la storia, diciamo, delle politiche ambientali di questo paese, però spesse volte può essere considerato anche sbagliato continuare nelle scelte, scelte iniziate sbagliate, che si sono rivelate sbagliate, che continuano ad essere interpretate. Oggi si parla di chiusura della discarica, ecco, uno dei nostri obiettivi è quella di non farla riaprire. Credo che questa sia almeno l'idea della grande maggioranza dei cittadini di Bracciano e dell'area. Ma fuori dalla presenza della discarica, quello che chiediamo con forza è che questo diventi il futuro del paese. Cioè che questo sia il passato, cioè il fatto di triturare, o meglio, che questo sia il passato, che il fatto di triturare ville romane, casomai per fare operazioni di sbanco dei terreni, rappresenti il passato e che il futuro sia invece lo scavo, la valorizzazione di quello che abbiamo. Cioè questo probabilmente era il futuro che dovevamo avere e che abbiamo perso per strada. Quello che indichiamo è ritrovare la strada, cioè la strada di un'economia vera, sana, di un'economia che tenga conto delle ricchezze in mani del nostro petrolio, cioè che in questa maniera, diciamo, viene buttato al vento, cioè viene, cioè ci dimentichiamo del nostro passato, che sì, poi dovrebbe essere il nostro futuro, è dire la valorizzazione di ciò che abbiamo noi qui in Italia, qui nella zona del circondario di Bracciano. Guarda,